E adesso un grande ospite, sempre alla festa del Partito Democratico a Reggio Emilia, con David Parenzo. Chi hai con te, David? Beh, qui al mio fianco c'è un grande ospite, è l'uomo del giorno, è l'uomo del momento, signor Cruciani. Ma chi? Ma chi? Le sole... Ma chi, davvero? Ma no, ma non è possibile. Il segreto. Bonanni deve essere arrabbiato perché dice che una volta abbiamo fregato. No, non è vero, si arrabbia mai. È serenissimo e ha portato delle ricevute. Come le ricevute? Adesso te lo passo così te lo spiego lui. In esclusiva alla Zanzara parla il segretario Bonanni. Alzati in piedi, Cruciani, per cosa. No, veramente sono seduto nello studio e resto seduto. Non mi alzo pronto, per nessuno. Pronto, allora. Segretario, buonasera, come sta? Sì, senta un attimo, allora, ma Giovanni Guerisoli, segretario amministrativo anni fa della CISL, quando lei non era segretario, ribadiamolo, lei non era segretario, ci ha telefonato in diretta ieri sera e ha detto che la CISL ha pagato in nero 10 milioni di lire a Beppe Grillo. Lei cosa ha da dire su questo? Che io c'ho la fattura del 96, lui tra l'altro è stato molto impreciso nella comunicazione fatta con voi, ha sbagliato anno sì? E anche luogo. E voglio precisare che l'anno era 96, sì. 1996, all'assemblea organizzativa della CISL, sì. E il luogo era Rimini. E non Numana. Ma lei è sicuro che Numana. Successivamente, nel 99, anni dopo, la CISL non ha organizzato qualcos'altro con Beppe Grillo? No, noi abbiamo avuto una sola volta sì. Una prestazione di Grillo. Sì. Per i nostri meeting è stato nel 96. Nel 96? E perché si è sbagliato così, cioè in maniera così clamorosa, Guerisoli? È che ne so, sono passati gli anni, la testa, cioè il cervello di alcuni si demolisce. Ah, la testa ha perso e poi qualche probabilmente chip. La vis polemica sua nei confronti di Grillo l'ha portato a dire una imprecisione. Io mi devo scusare con Grillo perché né è vero che lui. Ha evaso il fisco, sì. Non è vero, e mi scuso con lui che uno, anche se oggi per risolvere non ha nessuna responsabilità nella CIS e né evasore fiscale la CIS. Però mi scusi, Bonanni, lei si scusa con Grillo? Consegnerò sì. la fattura al suo collega. Sì. Quanto avete pagato? Quando abbiamo pagato? Come risulterà dalla fattura che voi senz'altro leggerete? Quant'è? 20 milioni? Quanto avete pagato all'epoca? No, sono 30, compreso l'IVA. 30 compreso. Milioni compreso l'IVA dell'epoca. Compreso l'IVA, 30, era molto alta allora. 30 milioni di lire compresa l'IVA. Senta, scusi un attimo Bonanni, però al di là della questione del posto in cui ha fatto la performance Grillo, resta però la precisione con cui si è esposto Guerisoli. Cioè Guerisoli ha detto chiaramente di avere consegnato con l'approvazione dei soldi in nero, in mano. Non ha consegnato nulla lui. Lui non ha consegnato, è impazzito, che ha fatto? Era un altro la persona, come ho ricostruito anche io in queste ore, sì. era l'allora segretario organizzativo Graziano, sì. Graziano Terré. Graziano Terré che si era occupato appunto allestendo organizzativamente la iniziativa, si è occupato di tutto e mi ha fatto avere appunto... Le ricevute. La fattura naturalmente che ce l'aveva lui negli uffici appunto della CISL. Vi abbiamo fatto fare un mazzo così stamattina negli uffici della CISL? No, noi siamo molto più efficienti delle stesse imprese private, al di là di quello che dice, e quindi abbiamo trovato subito la fattura. Beh, sarebbe stato clamoroso. Noi siamo ben organizzati. Sarebbe stato clamoroso se un sindacato avesse pagato in nero un artista per una performance, addirittura consegnandogli dei soldi in mano. Sarebbe la stato... CISL no. La CIS no. Ma allora prende una battaglia, battaglia dell'evasione fiscale, ha fatto una battaglia appunto forte dagli anni 80. Scusi un attimo, Bonanni, scusi un attimo. Dagli anni 80 a oggi che la CIS ha fatto una battaglia sull'evasione fiscale. Scusi un attimo, però al di là di questo io le chiedo, ma allora prenderete dei provvedimenti anche nei confronti di Guerisoli perché Grillo ha dichiarato... No, provvedimenti no, perché lui non è... No, ma una querela, carica. Una querela, un qualcosa del genere. No, la querela no. Ha sputtanato anche la CIS in parte. Ma no, l'ho riparato subito io. Non mi sento sputtanato come CIS perché ho riparato subito. Faccio vedere la fattura, dico quello che penso e fino a lì. No? Mi sembra eccessivo che debba denunciare Guerisoli. No, è che siccome Grillo ha annunciato querela nei confronti di Guerisoli... Sarà più cauto la prossima volta. La querela non è che la può fare una CIS, Grillo, la può fare solamente a Guerisoli. Ma poi alla fine credo neanche... No, perché la sanzione su Guerisoli, se è vero quello che sto dicendo io... nel fatto che le sue parole sono errate e quindi
la gente la prenderà sta vicenda per quella che è. Ma è impazzito Guerisoli? Che ha fatto? Gli è partito qualche, gli è partita no, la brocca? No, lo so, probabilmente un eccesso di vis polemica per una cosa che non condivide. Lo perdona lei o no? Ma io non ne perdono né accuso nessuno. Faccia il Papa, perdona, il confessore, come nel confessionale. No. Va bene, grazie. Ti saluto. Grazie.